bambina. Ma esiste secondo me anche un altro tipo di conformismo, ovvero quello di nascondere i propri gusti per la paura di essere criticati. È un discorso un po' da predicatore, però sinceramente non abbiate paura di dire quello che vi piace. Vi piacciono i One Direction? Sti cazzi, vi piacciono i One Direction? Ai vostri genitori non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stone, ai tempi dei vostri genitori c'erano delle band molto più merdose di One Direction, ve lo garantisco. E, per esempio, vi piace Gasparri? Anche ai gatti gli piace leccarsi il buco del culo, non è un problema. Tanto per dire, per usare un eufemismo. Avrei potuto fare un tributo a Beatles, Rolling Stone e la critica mi avrebbe acclamato, ma io me ne sbatto le palle, quindi voglio fare un medley, un tributo a quella che è la mia merdosissima band di riferimento. Però prima di iniziare, Zach, aspetta, ti fermo subito. Questa band si chiama Blink 182, che ha segnato la mia adolescenza. Però prima di iniziare ho bisogno del vostro aiuto, voglio vedervi tutti seduti, ce la fate a sedervi? No, non ce la fate a sedervi. Cioè, anche quelli in platea. Non c'è spazio per sedersi. No. Cavoli, volevo fare una cosa fighissima. E allora niente, state in piedi. Volevo dire una cosa alla gente là dietro, so, è uno show a 360, dopo vengo anche da voi, non preoccupatevi. Ok. Purtroppo dobbiamo gestirci come possiamo e mi muovo come posso. Questo è il mio tributo a Blink 182. Fede, si stanno sedendo qua, attenzione. Aspetta, Fede. Aspetta, va che grande. Wow, oh mio Dio. Grazie. Allora, se ce l'hanno fatta loro, ce l'ha fatta anche voi, dai. Quelli già seduti, potete star seduti. Grazie, ok. Grandi, oh mio Dio. Infatti il problema è far sedere quelli nella platea che però... Che grandi. No, piano piano stanno grandi. Seguendo le istruzioni di Fedez, che è sempre sul cubo al centro del palco, che ricordo occupa il centro della platea ed è collegato con una delle curve con una passerella. Alla parola d'ordine che dirà Mr. Sofreman, che è? Alto là al sudore. Voi dovete saltare come i pazzi. Vai. Fa, avevo perso la speranza e l'ho cercata in ogni angolo della mia stanza. Al mio fianco avevo infami in abbondanza, ora sono solo dei puntini neri in lontananza. Non parlo di voi perché vi darà importanza, ma non me ne frega un cazzo di perdere la faccia. La forza sta in chi cade e si rialza, io sono ancora in piedi, tu chiama l'ambulanza. Eh no, che non ti meno figlio mio, che se c'è chi lo farebbe volentieri al posto mio. Sono in riva al fiume ad aspettare, perché prima o poi li vedrò al tuo cadavere passare. E le parole scivolano come sul vetro, il male come un boomerang, prima o poi ti torna indietro. Questo è Fedez con le sue scelte impopolari, consapevole di essere carne fresca per gli squali. Ti vorrei dire che va tutto bene. Le canzoni di Mengoni io le adoro, i politici italiani fanno il loro lavoro. Non mi piace Belè perché c'è niente a Castore, ogni quadro di Picasso è un capolavoro. E non è vero che hanno ucciso Aldo Moro, avevo solo la camicia sporca di pomodoro. Ogni consiglio che mi dai io ne faccio tesoro. Ma quegli occhi rossi? Colpo del cloro. Guarda che l'Italia è un paese bellissimo, a 7 anni sono andato proprio bravissimo. Andare coi trans per me è normalissimo, in Catalogna vita alta ti stanno benissimo. Esci con tuo figlio a raccogliere le margherite, perché da quando c'è lui le tasse sono sparite. Ho messo su 10 kg, devo solo chinotto. Alto là il sudore! Tutti quanti! Tutto il contrario. Il contrario. Pensa ai tuoi partner.
veramente rock and roll.